In questi 2 giorni, ma è un tema ampiamente dibattuto, si è fatto riferimento al fatto che essere imprenditrici, spesso pone un problema che è la conciliazione della sfera lavorativa con la sfera privata, cioè essere una donna che lavora, impresa o non impresa, poi in questo in realtà nel tema generale vale poco, ma sei una donna che lavora e hai una famiglia, il che significa sposarsi, avere o non sposarsi, ma comunque magari avere dei figli e quindi conciliare i tempi. Come si fa? Me lo chiedo anch'io, nel senso che io ho una famiglia, ho un bimbo di 2 anni e mezzo, e insomma all'inizio diciamo che dura tutti i giorni, però si vive tutti i giorni, quindi in realtà è difficile dare la ricetta vincente in questi casi. Un compagno che sicuramente dà una grande mano, quello è essenziale, e poi È anche tenere lui un duro. militare? Polizia di Stato, qualcosa Polizia di di Stato. simile. E, insomma, molta, molta determinazione, molta passione per quello che si fa, perché se non ci fosse una vita così sacrificata non si affronterebbe. Quindi, poi, ripeto, crederci e quindi andare avanti. Nel suo ambito. Che tipo di... scusi, su una curiosità, suo figlio le chiede, mamma, ma tu che lavoro fai? Mio figlio diciamo che sa cosa faccio, ma così lo sa perché l'ha visto, vede gli elicotteri, gli piacciono da morire, però per lui è normale, perché lui è nato in questa situazione, quindi in questa nuova generazione in cui le donne fanno anche questo. Cioè per lui è normale vedere che io la mattina indosso una divisa, non è strano come poteva sembrare 10-15 Qualche anni tempo fa. fa. Qual è l'obiettivo di carriera che, arrivati ai suoi livelli, dopo ci si può porre e che cosa bisogna fare per perseguirlo, perlomeno l'obiettivo? Poi il raggiungimento non lo so. Ma io in Cioè, lei può realtà. ambire a quale livello nell'ambito di responsabilità? Beh, sicuramente noi ovviamente abbiamo la progressione dei gradi militari, quindi quello un po' naturalmente ci porta avanti. Poi i vari ruoli possono portarci un domani a un incarico importante al Ministero, quindi o allo Stato Maggiore, qualcosa del genere, ma personalmente gradisco, almeno per quanto è possibile, il più possibile volare, perché è una passione, quindi questo essere operativo e darsi da fare tutti i giorni e vedere il frutto del proprio lavoro così nell'immediato mi piace più che stare onestamente nei ruoli dirigenziali in ufficio Cioè nella capitale esatto, per cioè il di momento. È essere chiaro che anche io esecutiva diventerò sul campo. grande, quindi. Un'ultima domanda, anzi due. La prima è, ma da bambina lei sognava di fare il militare, tanto per essere Sì, chiaro? io in realtà sognavo di fare il pilota militare, Ah, solo quindi che cioè si è dato questo obiettivo, cioè era il suo sogno, come ha detto il ministro chiudendo il suo intervento. Sognate? Lei sognava e ha realizzato esattamente il suo io sogno. raccontavo ieri, insomma, a chi me lo chiedeva, che in realtà da piccola, insomma, alle scuole medie, per dire, quando si chiedeva, no, la maestra, ma tu cosa vuoi fare da grande? Io voglio fare il medico, l'astronauta, io il pilota militare. Qualcuno mi dava, era pazza, ma questo dove vuole Questo a quanti andare? anni, mi scusi? Ma scuole medie. E come le veniva? Non lo so, perché, beh, forse un po' l'origine, io sono tarantina, quindi magari il vedere Il le porto navi, gli militare, ecco. elicotteri, sì, sicuramente quello ha influito. Poi da adolescente ho fatto qualche piccola esperienza, stile scuola di vela in forza Sì. armata, appunto nella Marina, quindi sono quei piccoli assaggi che magari ti In cui fanno però sono tutti capire. ambienti in cui è richiesta disciplina. Eh sì, perché è quello che a me piace, cioè io ho questa passione, la passione per l'uniforme, che per me significa essere e non apparire, cioè il fatto di far parte di una forza armata, quindi di indossare un uniforme e di poter dimostrare quello che si è solo tramite quello che si fa e non così con Attraverso quello che si l'apparenza, dice, sì. assolutamente. Cioè, io in
realtà, come può vedere, vesto come tante altre mie colleghe e miei colleghi, porto i capelli come tante altre mie colleghe e miei colleghi, insomma non ho particolarità se non queste cose qui, che sono quelle che io ho fatto. Quindi... Ecco, tra l'altro lei è, so che è un parà anche. Sì, quella è diciamo, una delle mie pazzie. Mi piace il volo in tutte Scusi, le sue forme. Se è possibile, adesso magari il dettaglio non lo so, ci può descrivere? Dunque, quello che sta toccando adesso è il brevetto di paracadutista. Il brevetto di paracadutista. Sotto c'è un'aquila dorata. Le ali dorate americane sarebbero i brevetti, il brevetto di volo preso, conseguito negli Stati Uniti, insomma uno dei sì. più ambiti al mondo. Il corrispondente in Italia, la nostra aquila turrita. E poi le missioni, l'onorificenza di cavaliere, la missione in Libano, le missioni effettuate con la protezione civile e l'appartenenza ai reparti aerei, 10 anni di appartenenza ai reparti aerei. Lo dice con un piacevolissimo orgoglio. Assolutamente sì, ho sudato. Ultima domanda. Così siamo precisi con la scaletta. Quando si fanno dei sacrifici, poi insomma credo che fa piacere mostrare. Insomma. No, assolutamente sì, sì. No, no, ma è bello vedere negli occhi di chi ottiene un risultato in cui ha creduto e che ha inseguito con sacrificio e determinazione, vedere la soddisfazione di avercela fatta. E allora, se posso chiudere con la stessa domanda che ho fatto a Pellegrini prima, davanti a loro, che consiglio si sente di dare in base alla propria esperienza per loro che hanno in questi giorni raccontato diciamo così, la voglia di fare e qualche volta la difficoltà e i problemi nel non avere la vita facile? Beh, io ho realizzato un sogno, cioè io dal nulla ho pensato una cosa, forse era veramente improbabile, in realtà era impossibile quando io l'ho sognato, quindi ci ho creduto e forse... Ho guardato lontano e ho anche visto oltre, probabilmente. Quindi questo è il consiglio, sostanzialmente. Cioè, crederci, provarci, poi pazienza. Ci vuole anche quel pizzico di fortuna nella vita, insomma. Auguri. Bene, grazie.